che ricordi hai del tuo paese quando eri... Ma ho bei ricordi e brutti. Belli perché anche siamo un po' più poveri, ne abbiamo anche tanti posti bellissimi. Ci sono anche cose meravigliose lì, però mi ricorda tante cose brutte. Dai, ti dai un bicchiere d'acqua. Perché non ho avuto tante possibilità per fare quello che ognuno pensa di fare al suo paese. Cioè? Cioè, studiare, crearmi una vita lì, per non cercare altri modi di vivere. Tu non hai vissuto il comunismo, però ti hanno raccontato qualcosa. Perché praticamente quando ero piccola era finito, però era tutto ancora sotto la loro dominanza. Mi ricordo in quella che la mamma mi raccontava, perché un po' ne ho viste. Il nostro paese era bello, c'era di tutto, per un paesino che può vivere indipendentemente, per avere dei lavoro per ogni famiglia. C'era tutto lì. C'era Quindi si può dire che il comunismo funzionava. All'inizio sì, funzionava, è stato anche bello, perché la vita costava meno, costava niente, praticamente c'era di tutto. Per un certo punto, quando ha crollato tutto, è stato un cambiamento praticamente subito. Per esempio con la terra, lì nel mio paese più, anche in quell'altro paesino era la stessa cosa. C'era un sistema che tutti i terreni si lavoravano insieme e poi alla fine tutto raccolto si divideva, ogni persona dipende da quante persone erano in casa, c'erano una serie di cose che si faceva la divisione e più tutti erano contenti, avevano di tutto, la vita era così com'era, però era abbastanza decente. Poi a un certo punto la gente ha iniziato a distruggere tutto, c'erano diverse cose, tipo dove si cresceva il tabacco, è stato distrutto, praticamente ora non si vede nemmeno che è stata una cosa. Poi c'erano dove si crescevano i maiali, le mucche, i cavalli, di tutto, c'era di tutto. E ora non è rimasto praticamente niente, c'erano diverse macchine d'agricoltura, sui campi erano irrigazioni, le cose, tutto era a posto, ora non c'è più niente. La gente per la povertà ha iniziato a emigrare. E poi tutti sono partiti per diversi posti dove c'era un lavoro e dove per cercare di fare la vita più facile. Ora da noi praticamente ogni famiglia ha minimo una persona fuori, via. Te arriva Dolce Riva, una televisione da cato e migrante. Cowboy town. I need a small vacation.